Siamo nel 190 avanti Cristo e un fervente giudeo dal nome che diventerà molto famoso, Gesù, scrive un libro nel quale elogia la sapienza di Dio che si è rivelata nella legge di Israele. Il libro ha un enorme successo. Dopo alcuni anni, il nipote, Ben Sirach, traduce dall'ebraico in greco questo libro, appunto il libro del Siracide, affinché pagani e ebrei della diaspora potessero conoscere la sapienza di Israele. 51 capitoli che non sono di facile lettura, proprio perché il genere letterario è il genere sapienziale. Non c'è una storia, non c'è una narrazione, una serie di argomenti che riguardano la vita di ogni uomo che vengono affrontati e illuminati da quella che è la sapienza che proviene dalla legge del Signore. Ascoltare questo libro significa adottare un atteggiamento che definirei quello della edificazione. Le parole del saggio Gesù devono in qualche maniera edificare la nostra vita spirituale e prima ancora morale. I temi che affronta l'autore di Siracide sono molti. Si va dall'argomento classico, che è quello degli empi e degli stolti, ma vengono affrontati argomenti come l'amicizia, il rapporto con le persone, con le persone malvagie, la famiglia, le ricchezze, le amicizie, appunto, i tradimenti, il rapporto con Dio e altri argomenti, affinché ascoltando il monito del sapiente, colui che in qualche maniera si è allontanato dalla via del Signore, sarebbe tentato di farlo, edifichi il proprio animo. Ma la sorpresa è che il sapiente di Siracide non è un uomo triste, non è un eremita, è un uomo che vive e mette in guardia il proprio ascoltatore dalle illusioni, dai vaneggiamenti degli empi. Ecco una prima parola che ci mostra in maniera anche sorprendente la visione di questo autore sull'amicizia. Se intendi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. C'è l'amico compagno a tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Tieniti lontano dai tuoi nemici e dai tuoi amici guardati. Un amico fedele è una protezione potente. Chi lo trova, trova un tesoro. Ebbene sì, queste parole che pensavamo provenissero chissà da dove, chi trova un amico trova un tesoro, o se volete anche dai nemici mi guardi Dio che dagli amici mi guardo io. Bene, questa nostra sapienza viene dal libro del Siracide. E l'autore di Siracide è un uomo intelligente, scaltro, un uomo equilibrato, che in maniera saggia, sapiente, quasi fraterna, ci dà un ammonimento di questo tenore. Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene e presenta al Signore le offerte dovute. Ricordati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non t'è stato rivelato. Prima di morire, fa del bene all'amico, secondo le tue possibilità, sii con lui generoso. Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio. Bene, molto bene. Non siamo noi abituati a pensare all'uomo saggio come a una sorta di gufo, di civetta che sta lì in qualche maniera a intristire i nostri desideri di bene e di gioia. Non così Gesù. Non così il nonno di Sirach, il quale ci vuole dire che ciò che noi dobbiamo evitare è la vanità, fuggire le illusioni, ma cogliere, trattare bene la nostra vita, i nostri buoni desideri, perché la morte incombe. Non è giusto illudersi,
non è giusto cercare di evitare ciò che è inevitabile, non è nemmeno giusto trattarsi male, vivere con tristezza, senza desideri e senza desideri di bontà. Chi è dunque il sapiente per l'autore di Siracide? Il sapiente è un uomo beato, è un uomo che usa bene la sua intelligenza. La definizione è lampante e chiara e sarà bene ricordarla, farne tesoro. Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con intelligenza, che considera nel cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti. Questo è il saggio, colui che ragiona con intelligenza. Non è giusto indugiare nella tentazione, fuggi. È peccato, chiedi perdono, ma fuggi, non giocare, non scherzare. E perché l'autore di Siracide può darci questa indicazione? Molto semplice, perché crede nella forza della libertà, del volere che Dio ci ha dato. Dio da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Siracide ci consegna dunque una visione dell'uomo, potremmo dire, moderna. Se vuoi, puoi. Se vuoi, puoi sfuggire alla tentazione. Se vuoi meditare, ragionare con intelligenza, puoi riconoscere le vie del bene. E questo stesso autore, poi nel 24esimo capitolo, si lascerà andare, con testi che poi verranno ripresi anche nel libro della Sapienza, ad un elogio della sapienza, secondo lo stile tipico di questi scritti sapienziali. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Ho posto la mia dimora lassù. Il mio trono era su una colonna di nubi. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Il mio creatore mi fece posare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Il libro di Siracide continua, è inutile negarlo, non è una lettura agevole, è lunga, eppure nella lettura, che chiaramente non deve essere per forza fatta in maniera continua, ma a piccoli sorsi, per poter ascoltare e per poter meditare. Siracide ama la vita e in qualche maniera conosce quella che è il terrore, la paura della morte, ma è la sapienza, la saggezza che illumina le parole di Gesù e al termine della sua opera ci consegna qualcosa di unico, di raro all'interno della storia biblica. La sapienza che ha illuminato la legge di Israele, la sapienza che ha creato l'universo, la sapienza si è manifestata negli uomini illustri. Facciamo l'elogio degli uomini che hanno mostrato con la propria vita e la propria fede la presenza della sapienza di Dio. Il Signore ha profuso in essi la gloria, la sua grandezza è apparsa fin dall'inizio dei secoli. Signore nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza, consiglieri per la loro intelligenza, annunziatori nelle profezie, capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza popolare, saggi discorsi erano nel loro insegnamento. Così termina il libro di Siracide con questa straordinaria galleria di uomini e donne che nell'Antico Testamento hanno profuso con le proprie gesta, con la propria intelligenza e con la propria fedeltà la sapienza che a Dio ha donato loro. La fine, il Nunc Dimittis di Gesù è un invito che arriverà a suo nipote, che arriva anche a noi, a meditare queste parole, a farne tesoro. Lo ascoltiamo perché ci introduca alla lettura di questo libro. Beato chi mediterà queste cose. Le fissi bene nel cuore e diventerà saggio. Se le metterà in pratica sarà forte in tutto, perché la luce del Signore è la sua strada. E allora, in mezzo a tante letture, in fondo molto vane, che non riescono a edificare la nostra vita, la nostra moralità, il nostro modo di pensare, libri antichi,
profondi come quello di Siracide possono aiutarci. E allora buona lettura e buona meditazione.